dei risvolti penali della riforma, anche se diciamo, anticipo che in realtà di profili penalistici strettamente legati alla riforma non ce ne sono poi tanti. Quindi articolerò il duplice intervento in questo modo: in primo luogo diciamo, offrire una panoramica di quelle che sono le riforme degli articoli 236 e 236 bis della legge fallimentare, per poi diciamo, eventualmente riservarmi una seconda parte dell'intervento, quella che l'affrontare delle problematiche di carattere più generale. Ora, come dicevo, l'ultima riforma è intervenuta fondamentalmente sugli articoli 236 e 236 bis della legge fallimentare. Di che cosa si tratta? Il 236 sostanzialmente traspone nel contesto delle procedure alternative di risoluzione della crisi di impresa i fatti di bancarotta. Ora, già in primo luogo la tecnica normativa appare in qualche modo censurabile, in quanto si tratta di meri rinvii a cascata delle disposizioni come quelle di articoli 216, 223 e 224, che sicuramente genera confusione sotto il profilo penalistico. Dal punto di vista dell'interesse tutelato, questa tipologia di reati si discosta dalle tradizionali fattispecie di bancarotta, anche per la semplice ragione che non è richiesta la vera e propria declaratoria di fallimento. Si tratta di una fase anticipata e sotto questo aspetto si tratta di reati di pericolo e non di danno. Poi qui a breve diciamo, cercherò di offrire quella che è la mia posizione sul tipo di pericolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Una mia posizione che cercherò poi anche di sviluppare nella seconda parte dell'intervento con riferimento alla bancarotta, perché in qualche modo si discosta rispetto all'insegnamento tradizionale della Suprema Corte. Come dicevo, si tratta di un reato di pericolo e conseguentemente parte della dottrina lo ha accostato più che a un reato diretto a tutelare quelle che sono le procedure concorsuali, a delle fattispecie poste a tutela dell'amministrazione della giustizia, fondamentalmente, perché in una fase antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento si mira a tutelare quelle che sono le regole, il rispetto di procedure, non rispettando le quali c'è il rischio poi di sfociare in un'effettiva fattispecie di bancarotta fraudolenta con conseguente grave pregiudizio per l'interesse dei creditori. Ora dicevo, da un punto di vista della tecnica normativa, diciamo, vi è questo rinvio a cascata, però vi sono comunque dei dati che in qualche modo vale la pena di analizzare, perché per il resto diciamo, le problematiche evocate sono quelle tradizionalmente legate ai delitti di bancarotta. Che cosa prevede sostanzialmente l'articolo 236? Punisce il debitore che in qualche modo sia andato a omettere l'esposizione di quelli che sono dei debiti esistenti, oppure si sia attribuito in tutto o in parte dei crediti inesistenti al fine di poter influire sulle decisioni della maggioranza. Ora, sotto questo aspetto, preme evidenziare quello che è la tutela formalistica che viene offerta in linea di massima dalla Suprema Corte. Perché? Perché per la Suprema Corte ogni minimo discostamento rispetto a quello che è il dato reale integra la fattispecie. Ora, da un punto di vista tecnico, commercialistico, probabilmente diciamo, è anche ammissibile un'impostazione del genere, però sotto il profilo del penalista, comunque in qualche modo deve mirare a valorizzare altri profili fondamentali, principi fondamentali del diritto penale, quali i principi di offensività e di sussidiarietà, diciamo, può essere individuata quella che è una zona grigia minima di scostamento tollerabile. Non a caso autorevole dottrina, in qualche modo ad esempio, ha detto che contrastando però con quella che è la posizione giurisprudenziale, ha affermato che una mera sopravvalutazione, ad esempio, del valore di un immobile che realmente esiste nell'ambito del patrimonio, non è per la giurisprudenza integra la fattispecie, ed è pacifico questo dato. Però per la dottrina la valorizzazione del principio di offensività dovrebbe mirare in qualche modo a rendere, dal punto di vista penale, fermo diciamo, l'utilizzo di altre tecniche di tutela, qualsiasi tipo di tecnica di tutela dovrebbe rendere irrilevante questo minimo profilo di scostamento. E almeno a mio avviso si tratta comunque di una interpretazione in qualche modo percorribile per la materia penale. Poi, altro profilo di interesse può essere quello relativo alla possibile configurabilità del tentativo, sicuramente un profilo che interessa il penalista.
E anche, diciamo, a mio avviso, diciamo, la giurisprudenza in qualche modo ammette il tentativo, dicendo che quando la condotta supera quella che è la fase preparatoria nel contesto della procedura alternativa, è integrato perfettamente il tentativo, senza nessun tipo di problematica. Altra parte della dottrina, però, preme segnalare, in qualche modo, sempre tramite una valorizzazione forte del principio di offensività, mira in qualche modo a creare un ostacolo rispetto alla configurabilità del tentativo. Sostanzialmente, ammettere il tentativo in un reato di pericolo, che cosa significherebbe? Significherebbe pure il pericolo di un pericolo, come è stato ben detto. E tutto questo sarebbe anche, sotto questo aspetto, contrario al principio di offensività. Poi un'altra problematica: l'articolo 236 viene ad individuare il cosiddetto dolo specifico della fattispecie, cioè le condotte che devono essere poste in essere in questo contesto devono essere caratterizzate da una finalità ulteriore. Anche sotto questo aspetto preme sottolineare che il dolo specifico, almeno a mio avviso, non deve essere analizzato come la mera punibilità del disvalore dell'intenzione, ma può essere considerato anche come un elemento costitutivo della fattispecie che in qualche modo mira a incrementare quello che è il disvalore di offesa nel contesto delle procedure alternative di risoluzione della fattispecie, che potrebbero essere sotto questo aspetto reinterpretate, come è stato ben detto da autorevoli dottrina, come reati di pericolo concreto con dolo di danno, cioè per spostare avanti quello che è l'alveo della rilevanza penale si dovrebbe richiedere che in concreto la condotta del debitore dovrebbe andare oltre quello che è formalisticamente richiesto dalla norma, così come indicato dal dolo specifico di fattispecie. Non so se, diciamo, mi rendo conto che come penalista sono un poco avulso rispetto a questo contesto, però penso che siano dei dati che vale la pena di sottolineare. Altra questione, e sotto questo aspetto si evoca quella che è una macro problematica delle fattispecie di bancarotta. Ora, qual è il ruolo del provvedimento di ammissione alla procedura alternativa nel contesto della bancarotta posta in essere nell'ambito delle procedure alternative di risoluzione dello stato di crisi? Dovrebbe essere omologabile a quello che è quello, al ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento. Non a caso, diciamo, e qui apro una parentesi, nell'ambito del 236, come ho già anticipato, non si deve giungere alla declaratoria di fallimento. Laddove ovviamente si giunga alla sentenza dichiarativa di fallimento, saranno configurabili le più gravi fattispecie. È stato anche ipotizzato un concorso di reati, perché comunque si potrebbe ragionare in termini di specialità tra le fattispecie, però almeno a mio avviso il principio dell'assorbimento, il principio della consunzione in qualche modo dovrebbe portare, nel caso in cui avviene la declaratoria di fallimento, ad assorbire tutte quelle che sono le condotte pregresse e quindi a escludere sotto questo aspetto sicuramente un profilo di concorso formale di reati, che oltretutto determinerebbe un surplus sanzionatorio che almeno a mio avviso è decisamente inaccettabile. Dicevo, sostanzialmente, ritorno al punto che avevo, diciamo, analizzato, il ruolo del provvedimento di ammissione alla procedura alternativa deve essere equiparabile, come dicevo, alla declaratoria di fallimento, e sotto questo aspetto, diciamo, col permesso del moderatore, mi permetto di approfondire questo profilo nella seconda parte, perché comunque, diciamo, evoca una tematica di carattere più generale che sicuramente rende necessaria una trattazione specifica. Nella Cassazione ultima che ha detto proprio che sono equiparate, che ha detto che sono equiparate, però, diciamo, tramite, almeno a mio avviso, un profilo dogmatico che può essere censurato, cioè considerare il provvedimento come elemento costitutivo del reato, però ritenerlo svincolato rispetto all'elemento psicologico, cosa che in diritto penale non dovrebbe, sicuramente no, per la materia penale non è ammessa, perché abbiamo il principio costituzionale di colpevolezza. No, ma io, diciamo, sto cercando di, diciamo, tenermi strettamente vicino ai profili penalistici, poi mi rendo conto che nella materia civile ci sono altri profili di responsabilità che prescindono da questi principi fondamentali. Ora, dicevo, venendo quindi brevemente all'articolo 236 bis, che da quello che, diciamo, mi è stato anticipato può comunque
essere particolarmente interessante in questa sede, perché comunque si tratta di un reato che può essere commesso da un professionista e quindi diciamo penso da un avvocato, da un commercialista che è tenuto a redigere quelle che sono le relazioni, le attestazioni di cui è articolo 67, i commercialisti 67, 161, 182 bis e seguenti della legge fallimentare. Ora, anche sotto questo aspetto, la fattispecie sicuramente genera notevoli problematiche. Per quale ragione? Diciamo, non a caso questa fattispecie è stata molto criticata in dottrina, da un punto, penso al professore Mucciarelli, al professore Stefano Fiore, in qualche modo hanno espresso delle riserve critiche rispetto a come è configurata la fattispecie. Ora, sostanzialmente che compito ha il professionista? Il professionista ha il compito di certificare la veridicità dei dati che sono rappresentati dall'imprenditore, quindi ed esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità degli stessi dati. Ora ovviamente questa attività valutativa si presta a delle molteplici interpretazioni ed è un'attività valutativa che, se vogliamo andare ad analizzare il profilo formalistico della fattispecie, rischia comunque di creare un effetto a valanga, un effetto vortice di attrazione nell'alveo della punibilità penale, che sicuramente andrebbe ulteriormente ad ingorgare quella che è la macchina giudiziaria. Sostanzialmente in che cosa si connota la condotta? Nell'esposizione di informazioni false, vale a dire il cosiddetto falso incommittendo, oppure nell'omissione di informazioni rilevanti, vale a dire il falso omissivo. Ora, come deve essere fatto questo giudizio sulla falsità delle valutazioni sostanzialmente? In quanto diciamo si tratta di una prognosi della quale è impossibile predicare l'eventuale falsità ex ante, questo è il problema, perché se poi dopo noi andiamo a vedere solo ex post quello che è il risultato della falsa valutazione, otterremo che ipso iure il reato si sarà sempre configurato. E anche a tal riguardo mi permetto di sottolineare la necessità quindi di un criterio di accertamento rigorosamente ex ante che tenga conto di quelli che sono i parametri di scienza aziendalistica, di scienza economica. Mi rendo conto che è complessa una valutazione di questo genere, però sempre diciamo mantenendo il discorso aderente al diritto penale, sicuramente nel momento in cui si viene ad invadere fortemente quelli che sono i diritti della persona, ne vale la pena diciamo irrobustire quello che è il contenuto di disvalore della fattispecie tramite un rigoroso accertamento di questi criteri. Quindi non ritenere sostanzialmente configurato il reato ipso iure sulla base di un accertamento meramente ex post. Ora, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, vabbè, poi sia il 236 che il 236 bis vengono a integrare sicuramente dei reati, dei delitti, quindi puniti a titolo di dolo. Ora, con riferimento diciamo proprio al profilo innovativo, quello della riforma, in che cosa si è sostanziato? Sostanzialmente in relazione agli accordi di ristrutturazioni con banche, intermediari e finanziari e relativo altresì alla convenzione di moratoria. Che cosa ha fatto il legislatore? Quindi in buona sostanza, venendo diciamo proprio a quelli che sono gli aspetti innovativi della riforma, perché finora diciamo mi sono contenuto in termini più generali, è intervenuto sul 236 e sul 236 bis. Ora, qual è il motivo di questo intervento? È che la disciplina penale trova la sua ragione nella considerazione che l'accordo di ristrutturazione può avere una deroga rispetto al principio della relatività degli effetti contrattuali rispetto ai terzi, fondamentalmente rispetto a quelle che sono le banche non aderenti. Quindi sotto questo aspetto è stato ancora più necessario andare a rafforzare quelle che sono delle possibili condotte che potrebbero essere poste in essere nell'ambito di queste procedure alternative e che conseguentemente potrebbero ulteriormente portare a un grave pregiudizio degli interessi dei creditori. Altresì il legislatore è intervenuto su quelli che sono diciamo degli obblighi di comunicazione. Ora il titolo della mia relazione era i risvolti penali della riforma, gli obblighi di comunicazione. Ora, sotto il profilo degli obblighi di comunicazione posso solo segnalare quelle che sono le innovazioni, in quanto poi da un punto di vista dei risvolti penali diciamo c'è un profilo formalistico di tutela che è sicuramente strumentale rispetto a una cognizione più ampia di quelle che sono l'ambito di conoscenza che deve avere il pubblico ministero al fine di individuare
potenziali delitti commessi nel contesto delle procedure fallimentari. Sotto questo aspetto il legislatore è intervenuto tanto sull'articolo 161 che 165 al quinto comma della legge fallimentare, dove è stato stabilito che al pubblico ministero, ai sensi del 161,5, è stato stabilito che al pubblico ministero deve essere trasmessa copia degli atti e dei documenti che sono depositati a norma sempre del terzo comma dell'articolo 161. Sostanzialmente si tratta della documentazione che deve essere presentata dal debitore nel contesto della procedura alternativa di risoluzione della crisi di impresa. E sotto altro aspetto, il quinto comma dell'articolo 165 viene a disporre, sempre alla luce della nuova riforma, che anche il commissario giudiziale deve comunicare al pubblico ministero, però diciamo questa è una comunicazione ampia, tutti quelli che sono i dati potenzialmente utilizzabili in sede di indagini preliminari per l'esercizio dell'azione penale. Mi riservo quindi poi di intervenire.